Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Arte Rivista. È in corso la mostra personale di Filippo Bruno in Arte Willow alla Fabbrica del Vapore di Milano. Noi eravamo all'inaugurazione, vediamo com'è andata. Siamo alla Fabbrica del Vapore di Milano, dove si è inaugurata la mostra personale di Filippo Bruno in Arte Willow, promossa dal Comune di Milano. L'esposizione, curata da Michele Ciolino, porta in mostra oltre 50 opere inedite, ammirabili in un grande spazio espositivo. Michele, hai definito l'arte di Willow come una fiaba reale, una realtà fiabesca. In che senso? Sì, stavo pensando appunto a come presentare Willow, che io considero in modo molto affettuoso, no? E questa intuizione è stata una, come dire, qualcosa che mi è accaduto svegliandomi alle 3 di notte. L'aspetto fiabesco era quello che immediatamente mi evocavano le sue tele, i suoi lavori, il suo linguaggio, diciamo prima facie, cioè immediatamente. Però poi ho pensato anche al fatto che spesso questi suoi personaggi, queste sue figure organiche paiono come appartenenti quasi a un altro mondo e mettono queste espressioni gutturali che in fondo hanno a che fare con qualcosa di reale, no? E allora ho coniato questa espressione, cioè la realtà fiabesca. Sono con la direttrice della rivista Arte In, una delle testate di riferimento del mondo dell'arte, che tra l'altro l'anno scorso ha dedicato proprio la copertina a Willow. Abbiamo dedicato la copertina a Willow e l'avevamo presentata anche con un grande evento alla capannina di Forte dei Marmi. Ed è stato uno dei numeri anche più venduti proprio, più letti, che ha molto incuriosito. Willow è un grande artista. Questa mostra è bellissima e tra l'altro molto ben allestita e mi sorprende vedere la quantità di visitatori di tutte le età. Cioè, vedo persone molto giovani e collezionisti che sicuramente sono venuti per fare il giusto investimento. Come già curriculum, tantissime collaborazioni incredibili, cioè abbiamo visto questa sala all'inizio della mostra, dalla confezione del panettone Motta al Jumbo Tram di Milano, dall'agenda comics ai cappelli per Borsalino, ma tu in realtà sei nato come fumettista, poi qual è stato il tuo percorso? Beh, il Jump è stata un po' una prova che ho fatto su tela di queste piccole le strutture che si usano nel fumetto quando inizia a disegnare. E quindi alla fine rimane questa linea molto semplice e la struttura dei personaggi a fumetti. Qui poi con dei colori piatti, con delle tinte piatte, sono rimasto su questo, su un piano solo, quindi sono delle tele, diciamo che a un solo piano, però con una profondità di colori particolare. Dopo un po' un'influenza dalla street art, un'influenza dal fumetto, senz'altro la base è il fumetto, e a molti altri artisti cui nomi possono andare da Miró a Picasso, ovviamente uno poi, no, assorbe dai grandi maestri. Ma infatti, se dovessi collocarti nel panorama dell'arte oggi, dove ti inseriresti? Beh, l'ha detto il Ciolino, nella lowbrow art, no, beh, il pop, neopop, la chiamano neopop, questa nuova corrente, diciamo, dal mondo anche del social, una dei nuovi. Una nuova corrente, molto probabilmente non sono io che lo posso dire, ma dove c'è comunque colore, dove c'è fumetto, dove ci sono delle figure e anche un po' un modo ironico, sicuramente giocoso, di prendere in giro l'arte, perché poi lo chiamiamo arte, ma qui stiamo anche andando a disturbare dei maestri. E quindi sicuramente mi sono ritagliato un mio pezzettino, vedremo poi domani come le cose andranno avanti. Grande successo di pubblico e di critica per l'arte neopop di Willow, che è ormai conosciuta a livello nazionale e non solo. Uno stile attuale, personale, coloratissimo e assolutamente riconoscibile.
E Willow era tra gli artisti protagonisti anche di Atlantico Fest, 3 giorni di eventi alla Torre Velasca di Milano per promuovere l'uscita del nuovo disco di Marco Mengoni dal titolo Atlantico. Un lancio in grande stile per il nuovo album dell'ex vincitore di X Factor, che ha organizzato una vera e propria festa in compagnia dei suoi fan e di tanti artisti e musicisti tra esibizioni, interviste e incontri. E musica anche nei musei. È tornata infatti nella capitale l'iniziativa Musei in Musica. I cittadini romani, acquistando il biglietto d'ingresso a 1 euro, potranno infatti visitare i musei civici straordinariamente aperti di sera dalle 20 alle 2 e usufruire di un ricco programma di mostre, concerti e spettacoli dal vivo. La 10ª edizione dell'evento vedrà quest'anno esibirsi circa 140 artisti con oltre 100 performance. E dalla musica passiamo invece al silenzio. È andato infatti in scena qualche giorno fa Silence The Party, l'evento ideato dall'artista Maurizio Cattelan nelle stanze al primo piano del Grand Hotel de Milan. Da visitare e vivere con un'unica regola, il silenzio più assoluto. Gli ospiti potevano comunicare solo scrivendosi attraverso un taccuino dato in dotazione dall'artista. In un'atmosfera in cui l'unico suono è stato il tintinnio dei calici di champagne, Maurizio Cattelan ha stupito ancora una volta gli incuriositi invitati. E occupiamoci ora di libri con Giustizia Divina di Federico Tulli e Emanuela Provera, la prima inchiesta sui luoghi protetti per i sacerdoti e le suore che imbarazzano la Chiesa. Sentiamo l'intervista all'autore Federico Tulli grazie al servizio di Musa TV. Ecco, ma chi sono questi sacerdoti e queste suore che imbarazzano la Chiesa? Beh, diciamo, l'imbarazzo prevalentemente riguarda i sacerdoti, quelli ecclesiastici che hanno compiuto crimini nell'ambito della sfera sessuale. Quindi, ecco, di che crimini si tratta? C'è una vasta gamma di crimini, certo. Parliamo in primis gli abusi sui minori. Abusi su minori e in diversi casi anche pedofilia, quindi minori di 14 anni, oppure stalkeraggio, stalking. Ecco, là, più o meno questo. Poi in queste strutture la Chiesa porta, trasporta o invia o manda, insomma, sacerdoti ecclesiastici che hanno compiuto anche altri tipi di reati. Tipo? Nell'ambito, che ne so, ci sono sacerdoti che hanno il vizio del gioco, dell'alcol. La Chiesa poi considera l'omosessualità un peccato, quindi ci sono anche strutture adibite alla cura, cioè, di sacerdoti omosessuali. Che cosa abbiamo riscontrato noi? Che molti sacerdoti, si sono sempre difesi nello stesso modo, dicendo... Accusando il diavolo? No, come accade quando c'è uno stupro su una donna, l'accusato si difende dicendo è lui, è lei che mi ha istigato. Ok. Nel caso del bambino, è tutto da dimostrare, il bambino non ha una sessualità, quindi non può aver istigato nessuno. Quello che semmai manifesta un bimbo è affetto e certamente non desiderio. L'istigazione non ci può essere, ma ce ne sono tanti che sono arrivati a dire è il diavolo, cioè che quel bambino, il bambino istiga perché è posseduto. Quindi abbiamo incrociato tutta una serie di storie che rimandano alla presenza del diavolo in questi del casi. Maligno. Del maligno, che sarebbe il colpevole di tutto questo, per cui ci siamo ritrovati quasi senza volerlo a intercettare il mondo dell'esorcismo, che in Italia esiste, non diciamo nella misura in cui gli esorcisti raccontano. E dalla proposta letteraria a quella cinematografica con il film A Private War, il biopic sulla coraggiosa reporter di guerra Marie Colvin, interpretata da una strepitosa Rosamund Pike, che lavorò per il settimanale britannico The Sunday Times dal 1985 al 2012. Il film, diretto da Matthew Heineman, racconta il suo intrepido impegno presso i luoghi distrutti dalla guerra tra Iraq, Afghanistan, Libia e Siria. Vediamo il trailer.
persona armata! Giornalista! Americana! Signore e signori, corrispondente di guerra dell'anno, Mary Colvin. Dove hai preso quella benda da pirata? Sull'isola del tesoro. Mi serve un bravo fotografo. Ne conosci uno? Il migliore. Ci penso continuamente. Se non sei pazzo, non ti abitui mai a tutto questo. La guerra non è così terribile per chi governa. Non viene ferito o ucciso come la gente comune. La nostra missione è dire la verità ai potenti. È pronto a trascinare il suo paese in una guerra civile? Odio trovarmi nelle zone di guerra, ma mi sento costretta a vederla con i miei occhi. Perché ne sei dipendente. Nessuno sano di mente farebbe quello che fai tu. Deve andarsene subito da lì. Tutti devono conoscere la tua storia. Tu hai il grande dono di riuscire a far riflettere le persone. All'essere vivi! Lo so io, non serve che tu lo sappia. Se non ci credi neanche tu. A noi che speranze rimangono? Forse avrei potuto scegliere una vita normale. Forse non ne sono capace. Occupiamoci invece di teatro con I Puritani di Vincenzo Bellini, nel nuovo allestimento della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Scopriamo qualcosa di più con il servizio di Musa TV. Il tronco intrepido, io voglierò da volte. Puro canto infinito, l'espressione più alta del bel canto italiano. Così Stefano Pace, sovrintendente del Verdi, definisce I Puritani, l'opera di Vincenzo Bellini che venerdì 16 novembre aprirà la stagione. Si tratta di un nuovo allestimento, quello presentato, che sottolinea la grande vitalità produttiva della Fondazione. Ne sono coinvolti tutti, tecnici, coro, orchestra, persino l'amministrazione del teatro, e tutti confidano nel maestro concertatore e direttore Fabrizio Maria Carminati e nella regia a quattro mani, firmata da Davide Garattini Raimondi e Katia Ricciarelli. L'impegno è molto grosso, cioè ci sono tantissime cose da fare, c'è un bellissimo coro che ci accompagna anche nell'opera e sono talmente bravi, però insomma metterli insieme tutti è un po' complicato, abbiamo poco tempo, però adesso ci siamo veramente quasi alla fine, quindi incrociamo le dita, tutto andrà benissimo. Sa come dico io? Che rischiamo di fare una bellissima cosa. Nella versione che sarà in scena al Verdi compaiono due momenti che non sono presenti nella versione cosiddetta nazionale, il duetto Da quel dì ch'io ti mirai e un secondo piccolo duetto seguito da una variazione che chiudono il terzo atto. Estrapolati dalla partitura originale manoscritta, conservata alla Biblioteca Cherubini di Firenze, questi brani sono da intendersi come un omaggio alla sensibilità e alla raffinatezza del pubblico triestino. E questa era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima edizione.